La soluzione è stata individuata nel corso di un vertice urgente che si è svolto stamattina al Comune, convocato dal sindaco Francesca Valenti. I rifiuti saranno conferiti a Catania, con inevitabile aumento dei costi del servizio a carico dei cittadini. Si cerca dunque di fronteggiare la nuova, l'ennesima emergenza rifiuti in città causata dall'indisponibilità della discarica di Contrada Saraceno Salinella, dove occorre riparare il guasto all'impianto tritovagliatore. Seppur con difficoltà, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà garantito, dichiara al nostro telegiornale il sindaco Valenti. Siamo ottimisti. Certamente ottimisti, perché possiamo rassicurare sul fatto che la raccolta verrà comunque garantito, quindi il servizio di raccolta verrà garantito, ovviamente con delle difficoltà che possono riguardare dei ritardi nella raccolta, però il servizio verrà garantito. E poi oltre a questo è già stata chiesta l'autorizzazione a conferire alla discarica di Catania, lunedì dovremmo avere anche questa assicurazione, quindi non dovremmo avere poi dei problemi urgenti nei prossimi giorni. Per venire in soccorso anche ai problemi legati al fatto che i rifiuti siano rimasti nei cassonetti per più ore rispetto a quello previsto, è stata chiesta alla ditta anche di effettuare un lavaggio urgente sia dei cassonetti che delle aree circostanti. Una scelta quasi obbligata, quella di conferire a Catania, unico centro disponibile della Sicilia. Le altre discariche infatti hanno esaurito la propria capacità di conferimento, altre invece sono chiuse per lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti. Non percorribile per ragioni tecniche anche l'ipotesi del trasporto dei rifiuti alla centrale di trasferenza di Alcamo, soluzione questa adottata lo scorso anno. Ci sono problemi tecnici per cui non è stata scartata per scelta, ma diciamo che la discarica di Catania è stata individuata come unica discarica utilizzabile, quindi anche lì non è una scelta discrezionale, ma è nata a seguito di diverse interlocuzioni e l'unico modo per ovviare al problema è conferire alla discarica di Catania. Nonostante sia stata individuata la soluzione, la situazione resta drammatica. Sono tantissime le zone della città piene di rifiuti. Oggi la raccolta è stata effettuata solo in centro storico e in una parte della periferia. Difficile, per non dire impossibile, immaginare che la situazione possa migliorare nelle prossime ore. Per non parlare poi chiaramente anche del cattivo odore che si leva in diverse zone della città. Non è un problema che riguarda solo il nostro comune, ovviamente, è un problema che riguarda tutti i comuni che conferiscono la discarica di Salinella. Si sono avuti anche dei colloqui telefonici, degli incontri con gli altri sindaci e si sta veramente fronteggiando tutto, anche prevedendo quello che probabilmente non sarà necessario, però a questo punto è bene essere pronti per qualunque tipo di emergenza. Sindaco che prova dunque a rassicurare la cittadinanza e che invita i cittadini a collaborare. Io rassicuro i cittadini perché veramente si sta lavorando, non si è sottovalutato il problema, non lo si sottovaluta, ma si sta facendo tutto il possibile, anche veramente più del possibile, perché l'assessore Mandracchia sta lavorando 24 ore su 24, tutti quanti noi stiamo operando per poter garantire un servizio fondamentale qual è quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Io l'unico appello che posso fare alla città è ovviamente di aiutarci a loro volta, i cittadini, nel conferimento dei rifiuti, nel rispetto degli orari, nel rispetto anche della raccolta, quindi nella differenziazione dell'umido dall'indifferenziata in centro stretto.